Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Spero di sì, dai. Niente, sono stato contattato da una ditta che mi ha chiesto di assaggiare un loro prodotto e di dare come posso dire, qualche feedback, cioè sapergli dire se c'è qualcosa che va, che non va. E ho deciso anche di fare, come so, cioè, come giusto, un filmato. Per illustrarlo un po' anche insomma alle persone che mi seguono. Vediamo un po' così rapidamente di cosa si tratta. Sono pasti preconfezionati, non quelli che magari si possono vedere, cioè tipo, non lo so, la pasta fatta in un modo piuttosto che in un altro. Qui abbiamo un contenuto di farine, di semi, di vitamine, di tutte cose vegetali che sono state studiate per contenere in un'unica busta, chiamiamolo un sostitutivo di un pasto completo, quindi con dentro tutto quello che serve per dare energia attorno alle 4-5 ore. Ho avuto appunto occasione di provarlo, il gusto è buono, non c'è niente da dire. Ci sono vari tipi di gusti. Io sinceramente, se devo dare un consiglio, è di prendere quello base, perché ce n'è, almeno a me nella confezione che mi è stata inviata, c'erano il gusto base, il gusto caffè e il gusto frutti misti. Il caffè e frutti misti, sinceramente, al momento credo che vadano un po' sistemati, ecco, perché io non li ho sentiti. Ecco, ho parlato con i ragazzi che producono questa roba e hanno detto che appunto adesso questa era non so come dire, una partita iniziale. E adesso, grazie anche al contributo, insomma, delle persone che provano questi pasti, stanno mettendo in produzione una seconda linea che sarà migliorata e quindi vediamo un attimo come si evolve la cosa. Brevemente, spero. Allora, mi è stato inviato uno starter kit. Adesso magari mi sposto sul loro sito e vediamo un attimo di cosa si tratta. Allora, il sito è questo, poi il prodotto si chiama Bivo, questa è l'azienda che produce questi pasti. È un'azienda nuova, è un'azienda italiana e quello che producono è fatto in Italia con materiali italiani, quindi insomma, la cosa mi ha fatto un po' piacere che almeno insomma, qualcuno anche da noi studia delle cose, si butta un po' e quindi insomma, volentieri ho fatto questa prova. Ecco. Andiamo un attimo a vedere di cosa si tratta. Quindi, come dicevo, è una cosa tutta vegetale. Loro stessi hanno detto che potrebbero chiedere la certificazione per vegetariano e vegano, ma non lo fanno perché sennò dovrebbero caricare altri costi e quindi al momento non è il caso. Praticamente, ecco, come stavo dicendo, è un pasto sostitutivo in polvere e si utilizza mischiando con acqua. Adesso vediamo qui se. Ecco, a me è stato mandato praticamente questo starter kit, è composto da uno shaker e da tre sacchetti che contengono i tre gusti. Lo shaker viene dato in omaggio con il primo ordine, se no ha un costo, cioè viene venduto a parte, ha un costo, qui viene indicato in 10 euro. Allora, ecco appunto il costo dello starter kit compreso lo shaker è di 14,50 euro, a cui credo che c'è da aggiungere tipo 5,50 euro di spese di spedizione per farlo arrivare. Ecco carino questo shaker perché adesso qui non so se si vede bene dalla fotografia che c'è sul sito comunque.
al suo interno, e ce l'ho qua, insomma, possiamo anche vederlo. Praticamente al suo interno questa pallina di filo metallico che praticamente aiuta a mescolare il cibo quando, cioè l'acqua, praticamente la polvere, e farlo diventare un'emulsione migliore. Carino anche, appunto, come dicevo, lo shaker. Direi a tenuta d'acqua perché, vabbè, non ci sono guarnizioni, però c'è un qualcosa che gli, insomma, fa in modo che, anche se lo si riempie d'acqua, diventa un po' tipo una borraccia. Quindi non ci sono perdite. È graduato sul fianco e quindi, diciamo, la miscela sull'etichetta viene indicato in 500 cc d'acqua e il resto, che sono circa 160 grammi, se non ricordo male. Ecco qua una busta, questa non l'ho ancora aperta, mentre le altre due le ho mangiate. Dicevo, 165 grammi circa il peso di una bustina, che fornisce attorno alle 700 calorie. Ecco, sulla bustina sono riportati qua le istruzioni d'uso, che, vabbè, sono proprio, non so come dire, niente di che, cioè praticamente si versa il contenuto della bustina dentro allo shaker, si aggiunge l'acqua 500 ml, forse ho detto cc prima, vabbè, 500 ml, si agita e poi si beve. Sul sito ho visto che consigliano di utilizzare acqua a temperatura ambiente, e quindi, vabbè, per una situazione estiva ovviamente va bene. Io ho provato a usare acqua calda, ho fatto un piccolo filmato che adesso inserisco in coda, e ho scaldato l'acqua con un padellino, un fornelletto, l'ho inserita nello shaker e ho preparato il pasto. C'è da dire che secondo me si può anche preparare direttamente in un padellino usando un po' meno di acqua. Quindi, se voglio fare come una specie di adesso una purea, ecco, chiamiamola così, invece di metterci, secondo me, appunto, mezzo litro d'acqua, forse anche con una metà, 2/3, e comunque si può aggiungere pian piano, ecco. Si riesce a fare una purea e quindi mangiarlo al cucchiaio invece di berlo. Ovviamente, se si usa il mezzo litro d'acqua, si prepara una bevanda nutritiva, e quindi, oltre alla parte proprio di nutrizione, ho anche la parte di idratazione, perché, ripeto, ci metto mezzo litro d'acqua, poi, vabbè, 160 grammi di roba, alla fine mangio un bel mezzo chilo di cose come peso, quindi, cioè, non si sente, diciamo, lo stimolo della fame, perché lo stomaco viene riempito. Quindi, ecco. E che altro posso dire? Niente, ecco, appunto. Ah, io, secondo me, sicuramente una cosa del genere va bene per la colazione, pensando, appunto, insomma, trekking e cose di sto genere, perché, colazione della prima mattina, intendo. Allora, è molto leggero e digeribile. Certo, voglio dire, farsi due uova col bacon non ha prezzo, però, voglio dire, sono anche un po' da digerire, ci vorrebbe il suo tempo. Questo posso garantire che va giù e non si sente pesantezza, non affatica ulteriormente, diciamo, l'organismo, mettiamola così. Ecco. Ed è anche semplice da preparare, insomma, perché se sono, per dire, in un posto dove non posso mettermi a cuocere cose, o perché la situazione ambientale in un certo modo, o
come sia, un po' d'acqua calda, ecco, almeno quella. In estate, ripeto, non c'è problema perché acqua a temperatura ambiente va bene. In inverno la cosa appunto, cioè, richiede di mangiare qualcosa di caldo anche al mattino, e soprattutto al mattino, quindi non c'è, cioè, farla fredda, sinceramente no. Secondo me si può aromatizzare, io consiglierei di prendere la base e eventualmente aromatizzarla in proprio, perché quindi posso inserire dentro, io per esempio ho fatto così, un paio di cucchiai di malto d'orzo, quello, adesso cito un nome così, l'orzo bimbo, ma insomma malto d'orzo solubile, e mi diventa quasi un caffè latte, ecco, perché il sapore poi alla fine è un po' quello, l'avena si scioglie un po' quella del latte di soia, se qualcuno l'ha provato. Stessa cosa se ho bisogno di fare un pasto più nutriente, tranquillamente mi porto, oltre a queste bustine qua, delle bustine di noci sgusciate, mandorle, uvetta, sultanina, cose di questo genere qua, li metto dentro o li mangio assieme, perché vabbè, se questo lo bevo, poi dopo, ecco, ma mangiandoli assieme e bevendo questo, sicuramente si ha un apporto calorico, insomma, di un certo tipo, ecco, che può bastare per fare insomma, una bella camminata. Poi dopo uno, che ne so, la sera fa il suo campo, cioè, può mettersi là a cucinare, fa tutto quello che si vuole. Se invece deve fare dei trasferimenti, per dire una colazione e un pasto del mezzogiorno, se non ci si può fermare a cucinare in modo diverso, può essere sicuramente una soluzione. Credo di aver illustrato più o meno tutto. Dai, adesso vedo sì, di accodare come si chiama, il filmato che ho fatto, e poi al limite magari ci si sente dopo per le conclusioni. Ok, un attimo solo che qua devo far girare il meccanismo. Thank you.
Ciao, niente, adesso facciamo due considerazioni finali. A me sembra una cosa fatta bene. Sono cose buone, lo starter kit per fare una prova costa un prezzo accettabile, direi, e quindi ci si può provare. Poi dopo sta a ognuno di noi come singolo vedere se è una cosa che può andare bene per le proprie esigenze, oppure no. Niente, saluto tutti, grazie, il filmato è venuto lungo come al solito, non ci posso fare niente, non me la cavo. Ciao a tutti, alla prossima, ciao ciao ciao.